Esistenza ed essenza sono due parole che determinano il destino dell'uomo. E allora qui brevemente vorrei, logicamente con le scuse infinite a chi mi vedrà e chi mi ascolterà, che non posso fare un percorso come si dovrebbe di storia della filosofia, e non posso parlare dei vari filosofi, ma certamente voglio parlare brevissimamente di due grandi protagonisti che hanno, insieme a un terzo che è italiano, hanno avuto la fortuna di inciampare su queste problematiche, proprio inciampare, perché come tutto nella vita, come si raccontano le favolette della mela di Newton che cade in testa e via discorrendo, così è vero, ci sono filosofi che sono inciampati, scrittori che sono inciampati, è vero, autori di altissima qualità intellettuale che sono inciampati, è vero, inavvertitamente, senza alcuna valutazione, è vero, preconcetta o addirittura predeterminata, su questioni di altissimo valore e quindi anche di altissimo impegno. Il primo è Sartre, Paul Sartre, che appunto inciampa su un percorso praticamente già ben individuato dal grande maestro Heidegger, è vero, su questo filone dell'esistenzialismo. Esistenzialismo che nasce addirittura ancora più indietro, con una grande figura altrettanto imponente come Kierkegaard, il quale appunto abbandonò il filone interpretativo, la chiave di volta del cristianesimo, è vero, scrisse anche su appunto che cos'era il cristianesimo, ma volle inventare la religione dell'uomo, volle inventare la religione che sta nell'uomo, che è dentro l'uomo. E quindi l'esistenza fece uscire l'esistenzialismo. E questi percorsi da Kierkegaard, Heidegger, Sartre, eccoci, che era un abile scrittore, oltre che un raffinato intellettuale francese, che ha avuto la fortuna di vivere la grande transizione culturale del pensiero occidentale, dalla prima e dopo guerra mondiale, seconda guerra mondiale, il quale scrisse un bellissimo libro che praticamente è introvabile, ma io che sono tra l'altro anche un collezionista, oltre che un grande lettore, un grande, mi permetto di dire, studioso, ecco, questo bellissimo libro, che è pressoché introvabile se non nelle grandi biblioteche, che io consiglio, perché qui, come non mai, Sartre scrive tutta la sua filosofia, tutto il suo pensiero filosofico, tutto ciò che gli servirà per poi essere anche un grande scrittore, oltre che un grande intellettuale. E in questo libro intitolato L'esistenzialismo è un umanismo. Ecco, qui troviamo pagine straordinariamente significative, perché a un certo punto mette in evidenza alcune riflessioni che io voglio togliere subito e leggervi subito in poche righe. L'esistenza precede l'essenza. L'uomo
è responsabile di quello che è. Così il primo passo dell'esistenzialismo è di mettere ogni uomo in possesso di quello che egli è e di far cadere su di lui la responsabilità totale della sua esistenza. E quando diciamo che l'uomo è responsabile di se stesso, non intendiamo che l'uomo sia responsabile della sua stessa stretta individualità, ma che egli è responsabile di tutti gli uomini. Vado avanti. È una lettura entusiasmante perché qui si buttano, come si può dire, all'aria tutti gli stereotipi, tutte le stranezze, tutte le ideologie bloccanti che fino all'epoca di questo bellissimo, è vero, libro di pensieri e di organizzazione di nuove riflessioni su appunto chi è l'uomo. Bellissima questa uguaglianza esistenzialismo e umanesimo. Per cui l'umanesimo non è avere un uomo diverso, ma l'umanesimo è avere consapevolezza dell'esistenza dell'uomo. Che l'uomo sa che la sua esistenza ha una durata, da A. Muore con se stesso. Tant'è vero che Sartre dirà molto tranquillamente che dopo la morte non c'è nulla, come non c'era nulla prima della nascita. È l'esistenza, appunto, che precede l'essenza, costruisce anche il tempo, la durata dell'uomo, la durata della vita. Le sue, appunto, priorità, le sue identità, le sue ricerche. Ma dove noi troviamo realizzato questo magnifico e vero libro dei pensieri? In quello che è il libro cardine che ha sconvolto l'intera letteratura europea, per non dire occidentale, mondiale, e cioè il libro La nausea. La nausea, che appunto nasce proprio, è vero, prima della guerra, e in questo libro, anche qui, che scardina qualunque criterio finora utilizzato della letteratura, della narrativa, della scrittura, perché è uno strano diario all'interno del quale appunto si muovono come, potremmo dire, i ricordi di un flaneur, le memorie di un flaneur, è vero, tanti episodi, tanti ricordi, tante cose che vengono, come si suol dire, alla mente. È un libro che si fa scrivere, non è un libro pensato, ma è un libro rapito. È un libro nel quale appunto Sartre si immedesima. Lui, che era un grande lettore, che scriverà quell'altro meraviglioso libro intitolato Le parole, dove appunto lui stesso diventerà libro. È una cosa stupenda. E questo sarà appunto un altro senso della sua, direi, teoria dell'appunto umanesimo, e cioè del penetrare, dell'integrarsi
fondamentalmente in ciò che sembrerebbero cose strane alla vita e all'uomo, mentre invece sono cose che fanno parte non solo della vita, ma fanno parte della propria esistenza, della propria essenza, del proprio pensiero, dei propri modi con cui egli stesso si caratterizza, si caratterizzerà come distinguo dall'altro. La diversità dall'altro non è solo nella cultura, ma anche nei modi di vivere, nel costume, ma soprattutto in quelle che sono le particolarità con cui si vive, con cui a un certo punto, una volta si diceva, si è maniacali, cioè si esprime un qualche cosa che si aggiunge eventualmente all'insieme dei valori di cui poi ognuno di noi è espressione e anche continuità.